salutiamo tutti i clienti di Escamo Shop. In questo video vi presentiamo una coppia di casse da computer da 120 watt. Eccole qui, le vedete stesso all'interno dello scatolo. Vediamo un po' gli altoparlanti, ecco come si presentano. Allora, apriamo lo scatolo, vediamo che all'interno vengono fuori due altoparlanti, eccole qui, e in più un libretto delle istruzioni per il corretto montaggio. Allora, le casse, eccole qui, le vedete, sono fatte proprio ecco come in pratica, come le vedete, sono delle casse da computer dove è possibile spostare le casse sia alla destra che alla sinistra del computer, perché abbiamo in dotazione un cavo molto ma molto lungo, eccolo qui. Questo cavetto ci dà la possibilità di andarle a effettivamente a montare sia da una parte che dall'altra. Ecco qui, vedete il cavo che effettivamente è abbastanza lungo. La connessione avviene attraverso o il cavetto, eccolo qui, 3.5, oppure tramite la connessione USB. Allora, questo qui serve da ricarica per dare l'alimentazione alle casse, agli altoparlanti, mentre invece questa qui vi serve praticamente proprio per andarla ad ascoltare. Perfetto, detto questo, vedete in pratica la lunghezza del cavo, avete un cavo molto lungo, quindi ecco, potete metterle anche leggermente distaccate dal computer, ecco, vi danno questo tipo di possibilità. Allora, vedete un altoparlante, è normale, e vedete in pratica ecco come si presenta in tutte le sue forme, molto carino anche dal design, è leggermente bombata la parte dove c'è la cassa, mentre invece da quest'altra parte abbiamo il tasto di accensione e spegnimento. Vedete in pratica che effettua proprio un click la cassa, praticamente per darmi ecco, proprio un modo di capire che si sta accendendo e si sta spegnendo. Abbiamo il regolatore di volume, eccolo qui, abbiamo la possibilità sia di regolarlo direttamente dal computer, ma di regolarlo anche qui manualmente, quindi ecco per una maggiore praticità. E abbiamo ecco anche l'attacco per le cuffie, qualora magari ci troviamo in un ambiente dove magari ecco c'è qualcuno che sta parlando e noi praticamente ecco non vogliamo recare fastidio, possiamo anche collegare le cuffie a queste casse e in pratica ascoltare la musica non attraverso gli altoparlanti ma attraverso le cuffie. Allora, le casse, ecco, come le vedete, sono 120 watt, hanno il pulsante principale di accensione e spegnimento, come vi dicevo io prima, hanno in pratica l'ingresso per le cuffie e l'alimentatore esterno, in pratica l'alimentatore e l'alimentazione tramite la presa USB. Le misure delle casse sono 180x76x105 mm, quindi ecco, potete capire che sono veramente molto piccole come casse e sono effettivamente molto molto potenti. Bene, io con questo ho concluso il video, ringrazio tutti per avermi prestato ascolto e vi do appuntamento alla prossima.